Oggi faremo una ricetta semplicissima ma davvero molto divertente. Prendete 3 tavolette di cioccolata a vostro gusto. Io ho preso una bianca, una al latte e una fondente, come vedete è rotta, però non importa. Le mettiamo a forno ventilato a 50 gradi per circa 6 o 7 minuti. Inforniamo. Qui abbiamo, mentre le barrette si sciolgono in forno, abbiamo un mix di frutta secca, anacardi, nocciole, mandorle e frutta esotica essiccata, da mettere poi sulle tavolette. Ovviamente potete mettere quello che più vi piace, wafer, confettini colorati, quello che volete. Ho appena tirato fuori dal forno le barrette e adesso arriva la parte divertente. Con uno stecchino da spiedino, io utilizzo una bacchetta per comodità, andiamo a mescolare un po' e a fare dei disegni con le barrette. Così, divertitevi come più vi piace. Avete visto che la barretta di cioccolato fondente non importava che fosse integra, tanto si è sciolta e adesso non si vede più che era rotta. Mi piace amalgamare tutti i gusti, tanto poi andrà a solidificare di nuovo. Adesso ci buttiamo su la frutta secca. Poi uniamo qualche fiocco di sale se vi garba il gusto, diciamo, dolce e salato, se no potete non metterlo il sale, a me piace il contrasto con il sale e la cioccolata. E adesso va messo in frigorifero per un paio d'ore. Ecco la maxi barretta con frutta secca, appena tirata fuori dal frigo, si è solidificata. Come vedete, andiamo a rompere la tavoletta in maniera irregolare, così. Li possiamo gustare a casa o li possiamo regalare dentro una scatolina di Natale ai nostri amici. E adesso assaggiamone un pezzo insieme. Buonissima. I fiocchetti di sale ci stanno proprio bene. Ve li consiglio.